io ero un 14enne che andava verso un percorso di vita tutto spensierato, perché si viveva in montagna all'aria aperta, si viveva in libertà piena. A 14 anni, compreso mia sorella che ne aveva 12, e mi ha dato il permesso o l'autorizzazione di arrangiarsi. E abbiamo cominciato a arrangiarsi, senza che lui mi insegni niente. Ma venivo fuori da una famiglia numerosa, venivo fuori da un contesto che bisognava arrangiarsi in tutti i casi, e mi ha detto, fai quello meglio che puoi. L'indipendenza mi ha creato che avevamo anche un lavoro quotidiano, la mattina bisognava alzarsi alle 5 per cambiare i bestie. Dopo che era da fare il latte e bisognava trasformarla al latte, a fare il formaggio. E il formaggio mi ha insegnato, e sono andato a imparare da uno che era poco lontano da qua, e mi ha detto, tu fai questo, questo e questo. Dopo 3-4 caliere vuoi imparare a fare il formaggio. E quindi dopo dal formaggio viene fuori la ricotta, da ricotta, dal latte viene fuori il burro. E mio padre veniva a casa su una volta a settimana per vedere come casa, a vedere se siamo vivi il manco. E qua ci facevamo la polenta sul calieron che mia sorella la prima volta mi andava dentro con la testa. E a mia ragazza madre dice, Marcello, guarda che vado dentro sul caliere, mi provo. Ho detto, Ina, sta attenta. Ma cosa ho dovuto stare attenta che era la prima volta? Mia mamma che ha detto, smiscia così. Ma io ho detto, smiscia così. Sì, ma se la trovava che andando troppo avanti sul fuoco, ero mentre andavo dentro con la testa. E quindi è un discorso un po' del mestiere di arrangiarsi. Praticamente io ripassavo su che strada. E noi altri venivamo fuori dal bosco da Dea. E si è accorto. E mi ha gridato che veniamo su. Usando il metrio un attimo capivo che abbiamo anche preso paura a vedere questo plotone, 20-30 persone vestite, ma non capivo se era guerra o se era... Noi altri qua non vi erano queste piante qua. Mm. Mi ha visto venire fuori dal bosco, e io ho paura, no? E mi ha fatto richiamo, con tanto di alta voce. Non muovetemi, venite su subito. Ecco, e da qua dopo mi ha accompagnato anche l'altro. E ora, noi altri, mi e lui siamo qua, dobbiamo andare a foglie. Sì. Sento cosa vuol dire foglie, sì. Per fare le tue vacche. Sì. Vabbè. Passa una compagnia e che dice, Boccia, vieni qua, a lui. E si chiede un menadrio, perché ha detto, meno il ponte, vado a nominarmi dopo il bosco, perché è il primo che salta te siete. E mi va a cadere, va oltre. Io ho 12 anni. A un certo punto è venuto sulla nostra casara. E ora si tranquillizzai, perché viva Dio, ho capito che era convinti che non c'era nessuno. Era la mia sorella e che fa, tira fuori la carta geografica e che dice, adesso te me porti al ponte San Lorenzo. Dov'è il ponte San Lorenzo? Mi ero da casa, andammo tutte le domeniche al ponte San Lorenzo. Il problema non vi era per me. E mi ha detto al tenente, e venga con me, andiamo insieme. E ora sta squadra mi in testa, ma invece di imboccare la montagna libera, senza piante, sono andato dopo il bosco. E ho inoltrato dopo la nostra casara, che era un bosco, che si fa più presto arrivare al ponte San Lorenzo. E posto a fare 4 chilometri o 3, mi faccio uno, vado dritto, ma in mezzo al bosco. E mi, appena che arrivo dentro, mi manda dentro nel bosco e mi punta il fucile da dritto a schiena e mi fa, Boccia, attento perché se te mi sbagli percorso, guarda che il primo colpo sei tuo. Io ho 14 anni qua sotto. Pareva che fosse stato quasi, ma mi ero tranquillo perché pensavo che a un certo punto dovessi i partigiani. E c'era, ma non pensavo che sparasse ai tedeschi oppure a gente che mi comportavo giù al campo, al ponte San Lorenzo. A un punto siamo arrivati, dopo mezza ora del percorso, siamo arrivati al ponte San Lorenzo.
e là che ha trovato il comando da SS, ora che ha trovato quello che governa e che ha raggiunto il punto dove che fa comando. Prima io che ho fatto a Campo Surana il comando, poi man mano che andava avanti conquistava terreni perquisiti e sentiva il comando dentro da Giglio del Ponte. E là che ha messo, che aveva le sue macchine, che aveva il suo, tutto il suo landasso, tutto il suo comando, tutti i militari che dovevano ricevere ordini di come comportarsi, perché andava a arrestamento sotto comando, insomma, non andava a sparsi dentro e fuori. A un certo, dopo un'ora che siamo là, parla, il tenente mi fa: tu oggi rimani con noi. E via. E mi comincia a camminare per andare a Lepre. Perché dobbiamo andare a fare gli estremamenti della montagna, dentro per casare. Ma io avevo paura di andare dentro a casare. Perché se uno è dentro là con il mitra e che lui riverde a porta, io ho paura. Era, gli dava un colpo a porta e mi andavo dentro. Da Drigo a me veniva tutti, in due tre, con il mitra, e mi dentro la prima, dentro la seconda, dentro la sta, dentro la finire, e mi mandava davanti. Praticamente non la trova niente, non vedeva nessuno. Da questo siamo passati a seconda casara. Tutti i contadini, tutta gente che era là, che non era là, ma mi pare che casa non era poca gente, perché erano stati tutti richiamati ad andare giù a Campo Sovagna, quei bestie. E era quasi tutto finito il discorso delle famiglie che restavano in montagna, perché con l'autoparlante che gira in tutto il territorio per farmi portare tutte le bestie del Campo Sovagna, tutto grappa. E siamo stati a 24 ore. A un certo punto dentro e fuori, poi era verso le 4 e mezza, 5, vedo che lui si perde via, e ho visto che era l'opportunità, fu finta a far camminare di qua, camminare di là, mi ha son ciappà e sono tornato al Ponte San Lorenzo e mi sono liberato. E torno su in casara e la trovo mia sorella. Allora là, 200 metri prima di arrivare a Campo Sovagna, c'è una mesia che era sorella di mio padre e che aveva due fiori da età giusta di andare a militare. Mio padre, che era sua sorella, è stato dentro 3-4 giorni sulla galleria che aveva sconti sua mamma. A un certo punto gli ha detto che adesso gli passa qui can, che se c'è qualcuno dentro per le gallerie è meglio che venga fuori. Autoparlanti di stanarli dai rifugi e se no viene fusillati tutti. E manda un tosato, che era da dire il Campo Sovagna, dentro su una galleria, a dire che di chi venne a casa, perché ha segato su lì con mio padre. E gli ha detto: guarda, mi non so cosa dirti. I detto fiori, non vorrei sentirmi responsabile se ti dico chi venne o no. I detto, tu decidi ti della sorte dei tuoi fiori, perché qua siamo sui mani di chi che siamo. Praticamente, era man mano che andava su l'estremamento, la gente scappava. Era mica avevo mio fratello che era del 26, le scampà tre giorni prima che mi sequestrarmi. E l'è andato in fondo alla Valle di Santa Felicità. E l'è andato dentro su una galleria. E magari sa un biglietto e dice: guarda che sono qui a galleria. Di a mia mamma che mi porta da mangiare. Mi viene ancora per gli occhi. Saremo là dopo il Campo Sovagna, in fondo, se una volta andavo che andavamo a tagliare l'erba che c'è nella galleria e mi volevo scondermi là. E se là portavo un par di pantaloni, un par di scarpe e dopo li portavamo a mangiare ogni 3-4 giorni. Perché mio padre, il divanti, o tutti i divanti, io li porto via da qua. E ci vuole menadrio. E fascisti, non cosa che era. E ci vuole menare super condoschi, se vuole menare in grappa.
finché lui via arrivava mamma da casa. Ha detto, vabbè, chi ha detto chi dà fuoco a tutti i casali? E che bisogna? C'è per via le vacche, per le case. Bisogna per via perché dà fuoco a tutto. E io fare stiamento. Con questo si arriva anche mio papà, che io amo con permesso, vabbè, che ha detto che a casara o a sas. 3-4 turni tutti piccoli e ora gli dà un permesso di 24 ore, 40 ore. Io che esso costranga lì. Io che esso costranga lì. E che io porto via le scarpe. Sì. Il muro era sequestrato. E che il muro, che scarponi e che ho visto intorno a un soldato. Vado in me scarponi, lui che ciò qui. Lui è partito con mio padre nato per arrivare su per Gismon, su per là. E se, mia mamma è venuta a casa e che ha trovato piccolo e lui sa a mia nonna. E ha detto, mi piace vai a casa. Qua erano stati tutti i gaini. Ina ha detto, mi piace vai su tutti i gaini. Sarai qua. E ora partiamo da Campo Sorania, veniamo su. C'è pa tutti i gaini, i gambe. C'è pa un bastone, tratte per sola, ti pare a mi pare qua e mi portare tutti a Campo Sorania. Che ti contestavo. Siamo fuori con i vacchi, sono mie e mio papà, Tino Taglieri, era mio e mio papà, e era tre soldati e con la tosa. E cammina in mezzo al prano, altri siamo un poco sora. E ha detto mio papà, ferma là, ha detto, sta ferma qua, che vuoi vedere cosa chi fa, perché chi ha, faceva armi e niente. E ora mio papà da distante, da Driuli, no? Con l'estate che hai un poco più su che ha sentito una schioppetà. In fondo là. In fondo qua. Mi sono andato a vedere dopo. Ah, mi sono andato a vedere. No, gli ha scoperto quei fogli. Sì, gli ha scoperto quei fogli. E ora mio padre torna in drigo e ha detto, sei tu in, ha detto, chi ha occupato la tua? Ha detto, sì va, ha occupato la tua. Non ho detto, domani te meno vedo, ha detto, chi ha occupato la tua? Sei tu, ha detto. E ora è originato sul punto, non so dove. E tu gli ha scoperto su. Dopo 3-4 di però gli ha fatto un buco più profondo e gli ha fatto una busa. E qua gli ha provato anche fu, ma siccome che... I scartosi. Che era i scartosi, che era i costi del sorgo, i scartosi del sorgo. E ha provato anche fu, ma ieri appena arrivai e ora era ancora umido. Non caccia pale morto, se no sarebbe bruciato. La catara sarebbe bruciata. Dopodiché gli ha dato ordine di portare tutte le bestie, incanearle da Moltiera, da Campo Sorania fino a Pove da Grappa, giù per la Moltiera. E ora ogni 50 metri che era un Malgaro e via siamo arrivati a Pove, su Agna, fino a Cismon. E ora che era a piedi. Tu sempre a piedi. Eravamo, fa conto, non so, 5 km di percorso delle bestie. E ora io ero in testa con Mitra che porta alla stazione di Cismon. Ogni 10-20 metri che era 2-3 Malgari, tutti per contenere diremo, il gregge delle pecore, ma diremo, i can ordinai da loro. E ognuno doveva dire che bisogna andare a Cismon, insomma, con l'ordine. E siamo arrivati a Cismon, ora è state tutte messe sul piano della stazione. Arrivando noi altri con tutte le vacche da Bassan, da Romain, Pove e Carpenè, poi Mitre mi ha accolto e mi ha portato qua tutte le benedette bestie, che erano 30-40 magari. Allora arrivai qua dopo 4-5-7 ore, che non potevo più, e mi ha detto, qua era anche pieno di camion, bestie e camion. A un certo punto mi ha caricato tutti sul camion e mi ha mandato a casa. Allora il fatto che se mi arrivai a Carpenè a destra, abbiamo detto il camion si era rotto, non era mia vero. Dopo un mezza ora, 20 minuti, mi ha fatto fare un giro a sinistra tutti. Allora, parlando a sua maniera, che ha detto, vogliamo che quello che stiamo facendo è merito del tradimento dei pertegiani e meritano questa fine. E là, noi altri gli eravamo convinti che
passasse e accompagnasse in qualche altro posto. Invece dopo 5 minuti io mi ho visti io a sparare e si è morti là tutti. Pareva gente che loro non gli era alla conoscenza che andava a fucilare. Io era convinto che magari gli importasse in caserma. Si è reso conto quando che ha messi e che ha visto qui che ha fatto ciappare armi, che si è messo, che ha puntato armi, si è messo pratica. Io si è accorto anche forse anche no, perché lui non poteva immaginarsi che andava a fucilare, perché sennò forse qualche gesto io avrei fatto. Così arrivo a casa mia, ho trovato mia nonna, trovo mia mamma, che era che aveva un po' un tosato, che gli era nato il 20 settembre del 44, e che aveva neanche 20 giorni, Valerio, mio fratello più ultimo. E ora, tutto sommato, da avere una staia di bestie, avere un appoggio, diremo, economico anche abbastanza forte, perché eravamo forti, noi eravamo di qui, e non aveva più neanche un litro di latte per casa. È dura la faccenda. Ora mio fratello è ancora dentro sulla galleria. Noi altri che mi consegna tutto. Siamo qua. E allora si mette a piangere. Mi piando meno perché se piange lui non posso piangermi. Io non piango come il padre. Da mezz'ora, un'ora, tutti sa che siamo arrivati dal rastrellamento di Grappa, da Cismon, e che siamo arrivati a casa nostra. Nel frattempo, una visentina che aveva un magazzino di deposito del ferro del Monte Grappa della prima guerra mondiale, che raccoglieva il ferro della guerra 18, 15, 18, e aveva fatto un magazzino, e era una possidente, a meglio, famiglia del paese. E era comare di mio padre. E ora avevo su saper come che sei fatti, insomma, come che sei. E quando arriva là, a trovare mio padre che piangeva come un tosato, e piangi adesso e piangi dopo, e là che sei mia nonna con la testa bassa, qua che siamo nati, 3-4 fratelli, 5, e tutti sotto una disperazione anche così, ma ciò non mi manca latte per mangiare i tosati. Mio padre fa: cosa che darò ai miei da mangiare stasera? Si mette a piangere ancora. Salta fuori che gli era messo santo, a che dire: compare, adesso ti non ti piangi più, va bene. Questi gli diesi i miei franchi e ti vai a comprarti una vacca da latte. Siamo d'accordo? Oh, ti ringrazio tanto, comare, e ti ringrazio tanto. Era stata quella che gli ha dato ancora una parte di fiducia di proseguire, comprando una vacca, migliorando poi dopo da una le passate a due e fando ancora una nuova famiglia. A me santo ha fatto un bene enorme, perché sollevare una persona e portare la dignità quando l'aveva tutta persa, speranze di vita e la dignità, perché più che altro, oltre a dire mia Franca, ha dato anche un segnale di riconoscenza, e che poteva farlo ha fatto. Era praticamente è sempre stato un ricordo che lei diventa anche un rapporto di stima e di fiducia nei confronti della famiglia. E ora che sua volta abbiamo conosciuto tutti i figli di questa donna, abbiamo avuto sempre dei buoni rapporti. Il fatto che loro non sa queste robe qua, non le avevamo mai detto. Adesso in questo caso bisognerà saperlo, più o meno. Ma è una cosa, in modo che i fiori anche sappiano che una nonna molto sensata e molto disponibile per il prossimo. A un certo punto mio padre ha detto: ah, andiamo su Marcello, dice, andiamo a Cismon in bicicletta. La bicicletta, una davanti, una da dietro, andiamo a vedere se se è una vacca, forse anche delle nostre, a Cismon. E arriviamo qua, che è la staia del Risson, che era il sindaco di Cismon,
a un certo punto c'è stata l'ansia, c'è stata le preghiere, c'è stata la voglia di far capire agli altri che lui ha da vivere e da camminare i fiori. Con quale sentimento, non si sa come che si capia, io capia interpretare gli altri. Ma arrivando alla porta della Staia, e che ha trovato qui che comandava, e che ha detto, vorrei vedere se c'è una vacca o le vacche che mi abbiamo portato su altri giorni o ieri, e che ha detto, mi non posso farti niente, dice, almeno che, dice, non ti chiami per nome, e se a te risponde, mi ti do l'ordine che te la porti via. È andato dentro con una voglia di essere un uomo di fede e di credere al Dio che lo proteggeva, chiamarla a alta voce all'inizio della Staia con il massimo di tutta la sua voce, non gli ha dato risposta. Cosa gli ha chiamato? Si chiamava Stella. E io ho urlato. Gli erano due che seguivano la e mi ero là in testa che vedevo il comportamento che faceva. E gli ha ordinato a un serviente, a un militare, dare una corda che si apporta a casa. Era uno davanti in bicicletta e un altro da Rio, sempre a piedi, siamo arrivati a casa. E ora le cose che cominciano ad andare quasi il bene. E ora una vacca portata via da Cismon, che era una delle nostre. Un'altra siamo andati tutta da 8 giorni che mi ha dato 10 franchi perché andiamo a comprarci una vacca. E insomma latte, il giorno dopo 3 giorni che era latte per tutti.